Continua la luna di miele tra la città di Napoli e i turisti. Infatti è stato superato, secondo i dati diffusi da Federalberghi, il 78% di occupazione media delle camere nel primo semestre 2023, con un incremento di quasi 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le cifre attuali hanno raggiunto quelle del 2019, ultimo anno di riferimento per il boom turistico in città. In particolare, il mese di giugno, favorito anche da numerosi eventi, come concerti e mostre, è stato uno dei migliori degli ultimi 10 anni, tanto che, per gran parte del mese, è stato impossibile trovare camere libere. L'obiettivo è ripetere i numeri dello scorso anno, quando si è raggiunto poco più dell'80%. Nel primo semestre è aumentata anche la permanenza media, arrivata a quasi 3 notti. Un segnale importante perché permette al turista di visitare anche luoghi meno centrali e vivere la città in maniera più completa. Perfetto equilibrio tra presenze di italiani e stranieri, fra i quali a fare la parte del leone sono gli statunitensi, seguiti da francesi e giapponesi, per una Napoli sempre più al centro dei grandi flussi turistici internazionali. Una vocazione che Napoli sta provando a consolidare aumentando l'offerta dei posti letto con l'apertura nei prossimi anni di 3 strutture alberghiere di brand internazionali e migliorando i servizi.